cazzo è meglio che ci sa. Sabato 6 ottobre, benvenuti a questa puntata speciale dell'Emiciclo, puntata speciale perché ora è in atto un incontro di articolo 21, l'Assemblea Nazionale, contro i muri mediatici, contro tutte le barriere, contro la barbarie delle fake news. Sono qui con noi ospiti, personalità straordinarie, penso a Roberto Zaccaria, Vincenzo Vita, la comunità friulana che chiede verità e giustizia per Giulio Regeni, è qui con noi padre Alex Zanotelli e ricordiamo questa marcia della pace che si svolgerà domani da Perugia ad Assisi, marcia della pace che cade nel 50° anniversario della scomparsa di Aldo Capitini, colui che la marcia della pace l'ha inventata e difesa come presidio di comunità, come presidio di giustizia, quest'anno più che mai. In un mondo in cui lo spettro della guerra è sempre più presente, pensiamo a quello che sta accadendo in Iraq, pensiamo ai venti di guerra che spirano in Medio Oriente, pensiamo a quello che sta accadendo anche nella nostra Europa, sempre più segnata da muri, da barriere, da divisioni. Ecco, essere oggi qui ad Assisi, in questa circostanza, essere qui a parlare di un'altra concezione del giornalismo, essere qui a presentare il libro di Piero Damosso, Giornalismo dell'Alba, essere qui oggi significa avere una concezione diversa dello stare insieme, significa avere una concezione diversa di questa professione, significa avere una concezione diversa anche di quello che dovrebbe essere la politica, perché più che mai oggi si avverte il bisogno di una politica che torni a occuparsi di questi temi, una politica che purtroppo non c'è, una politica che vuole abolire l'ordine dei giornalisti senza sapere di cosa sta parlando, una politica che purtroppo è assente nei momenti decisivi del nostro stare insieme, che si abbandona spesso e volentieri a un linguaggio populista, a un linguaggio demagogico. Ecco, essere oggi qui per la pace, per la giustizia, per la democrazia, per la verità, per i diritti, per il rispetto degli altri, qui di fronte alla chiesa di San Francesco, qui dove il poverello d'Assisi ha predicato e portato avanti la sua azione, è qualcosa di fondamentale anche per i non credenti. Mi viene in mente quello che diceva Aldo Moro, l'ho ricordato prima per Francesco Occhetta: la speranza e la costruzione del futuro è qualcosa di fondamentale, qualcosa di imprescindibile, e noi siamo qui come tutte le volte che c'è la marcia della pace per ricordare alla politica e a noi stessi il bisogno di tornare ad essere una comunità in cammino, quello che purtroppo non siamo più.